Adesso c'è l'intervento di Andrea Bertagni, consigliere regionale Movimento 5 Stelle. Grazie, buonasera a tutti. Beh, 8 minuti sono corti, ma lei è stata brava a sfruttarli benissimo. Io avrei, secondo me ci sono 3 filoni da approfondire, provo a dedicarci 2 minuti per uno, poi il moderatore mi taglierà la parola. Il primo è quello un po' già che è già stato accennato, quello del consumo di suolo. E un altro aspetto è quello di alcuni aspetti tecnici che secondo me vanno approfonditi e spiegati meglio. L'ultimo aspetto è quello della partecipazione. La prima domanda è la più sensata, io ho partecipato anche all'assemblea dell'altra sera e che secondo me è rimasta un po' seppellita dalle polemiche di quella sera, stasera forse sta venendo un po' più fuori, è: ma noi abbiamo bisogno di consumare altro terreno agricolo? Io vi dico subito la mia risposta secca è no. Qualcuno, ad esempio il sindaco, dice no, noi abbiamo bisogno di svilupparci e quindi abbiamo bisogno di nuove aree produttive. Il tecnico dice, noi abbiamo fatto una valutazione su tutti e 3 i territori, dall'analisi dei 3 i territori viene fuori che ancora c'è un'esigenza di sviluppo. Ecco, io non sono un tecnico, ma politicamente questa analisi io la contesto, perché da cittadino normale, se io tornando da Bologna questa sera vado da Cesena, vengo verso di qua, mi accorgo che dopo la seccante di Cesena ci sono aree urbanizzate destinate ad attività produttive che sono già diversi anni, che sono lì pronte, urbanizzate e vuote. Vengo, passo da Longiano e sulle mie miglia di qua e da Longiano ci sono altre 2 aree produttive già urbanizzate con qualche capannone sparso in qua e là, ma essenzialmente vuoto. Vengo più avanti e c'è un magnificio abbandonato da anni, abbandonato in uno stato di degrado immenso, sempre sulla mia miglia ed è lì abbandonato. Vengo più avanti e qua abbiamo l'ex lavorazione carni, di là dal cavalcavia abbiamo un'area, va bene che non è grandissima, ma già urbanizzata e pronta per essere insediata, quindi siamo pieni di queste aree che sono pronte per essere utilizzate e non vengono utilizzate. Quindi la mia risposta e la risposta politica e penso che quella del sentire di tanti cittadini è: non c'è bisogno di altre aree produttive. E perché? Perché anche il terreno agricolo è terreno produttivo ed è terreno importante. L'altra sera all'assemblea il tecnico giustamente diceva: quell'area è un'area a vocazione produttiva, e se andate a vedere l'allegato C2 c'è scritto produttiva. Però in realtà lì, prima che ci fosse la PEA, c'erano delle A19 o delle A20, se mi correggete, che sono aree produttive agricole, a vocazione agricola. Vuol dire che lì c'è già una vocazione produttiva, è della vocazione agricola, e noi ci stiamo mangiando giorno dopo giorno terreno agricolo. E di qui ai prossimi 20 anni qualcuno ci dice: abbiamo bisogno di spazi perché noi vogliamo ancora la crescita. Ma che tipo di crescita vogliamo? Vogliamo una crescita sì anche di attività produttive, ma sicuramente dove già c'è dello spazio che va rigenerato, perché dovranno nascere nuove attività produttive diverse da quelle che ci sono state fino ad oggi, perché è in corso una trasformazione pesante anche del modo di produrre, e dovranno ricollocarsi e rigenerare in quelle aree, ma avremo sempre più importanza di un terreno agricolo vergine e disponibile per la produzione, anche perché una delle vocazioni della regione Emilia Romagna e soprattutto della Romagna è la produzione agricola, perché ce lo dobbiamo andare a mangiare? Allora l'altro dubbio che a me viene è: perché una PEA lì? Fra le righe c'è stato detto stasera e anche l'altra sera, è perché di lì comunque passerà o dovrà passare una bretella di collegamento che evita il traffico che da Gambettola o verso Savignano o verso Gatteo si travasa dentro Gatteo o dentro Savignano per andare verso il casello. E questa è un'esigenza che probabilmente c'è, e quella bretella mi sembra che sia già in uno stato di progettazione. Però se la PEA serve a quello, dite che serve a quello, e una volta che avete ottenuto la bretella qualcuno ci dica: guardate, serviva solo a quello, poi la cancelliamo. Però a me piacerebbe sapere dalle parti politiche, oltre al Movimento 5 Stelle, che qualcuno prende l'impegno e dice: no, fra virgolette era uno scherzo, noi quella PEA in realtà ci è servita ma non la vogliamo più. In questo senso mi piacerebbe avere delle rassicurazioni che io ancora non ho avuto. L'altro aspetto
è quello di alcuni aspetti tecnici. È venuto fuori nella discussione di quanto è grande questa pera, no? Qualcuno dice sono 25 ettari, qualcuno dice no, sono 25, più però ci sono gli 11 che rimangono dal vecchio PRG che non sono ancora attualizzati, sono 35. Vado nella scheda C2 e sono 37,5, magari anche qui dei chiarimenti fatti per bene qualcuno li potrebbe dare alla popolazione. L'assemblea dell'altra sera serviva a questo, però purtroppo è finito un po', tra virgolette, scusate, in banca, perché poi la polemica ha portato via un po' di tempo. Ma l'altro aspetto che secondo me va chiarito è quello di che cosa ci va dentro una PEA, perché questo mi sembra un punto focale. Allora, qualcuno dice aiuto, ci porteranno Seveso dentro la nostra PEA. No, non è così, perché la PEA ha due volti. La PEA, da un certo punto di vista, è una buona idea, perché la PEA dice quando in sede delle attività produttive devono avere un'efficienza energetica, devono impattare poco sull'aria e sull'acqua, quindi chi va lì ha un obiettivo sfidante, e questo è un aspetto positivo. L'altro aspetto, diciamo un po' il lato oscuro della PEA, però, è questo: che siccome lì dentro c'è un'attenzione ambientale più forte, c'è anche scritto in tutte le norme, della norma regionale, della norma provinciale e anche del PSC, che lì dentro però di preferenza non si mettono le aziende a minore impatto ambientale, si mettono le aziende a maggiore impatto ambientale, e questo c'è scritto. Non è che non c'è scritto e che qualcuno si è andato a leggere, a estrapolare le righe, c'è scritto in tutte le norme, a partire dal PTCP. Tra l'altro, partiamo dal PTCP: nel PTCP era previsto un'area, ma non è un obbligo. Cioè, il PTCP provinciale non è che ha obbligato i tre comuni ad istituire la PEA, è una possibilità. Poi c'è una scelta politica. Il politico dice al tecnico: lì ci hanno dato la possibilità di una PEA, io ritengo che abbiamo bisogno di nuove aree produttive, e tu, tecnico, me la, fra virgolette, costruisci. Ma secondo me è il politico che qui ha sbagliato. Il politico, secondo me, doveva dire: non abbiamo bisogno di altre aree produttive. Forse abbiamo bisogno di una bretella, ma non abbiamo bisogno di altre aree produttive, perché lì la vocazione è agricola. Quindi anche qui mi piacerebbe una rassicurazione, perché nell'allegato C2, io me lo sono andato a leggere, ma non c'è scritto nell'allegato C2 che lì ci vanno delle imprese a basso impatto. C'è scritto che si fa riferimento al PTCP, e il PTCP dice lì eventualmente ci si concentrano delle aziende. Quindi di qui in avanti, secondo me, va specificato che cosa ci vuol mettere lì. Ci avete detto ci vanno aziende agricole di lavorazione agricola o zootecnica, ci vanno aziende che fanno il lavaggio, che fanno il ciclo del lavaggio dei pigmenti, non lo so. Però a me, ad oggi, che sono un cittadino e quindi non sono un tecnico, leggendo i documenti io non l'ho visto, e mi sembra che sia quello che contesta anche la gente. Quindi su questo secondo me ci va un grande chiarimento. E l'ultimo punto è la partecipazione. Nel 2013 c'è stata la parte in cui si illustrava quello che si voleva fare. Come Movimento 5 Stelle stavamo nascendo all'epoca e cercavamo di partecipare, di capire un po'. Ancora noi eravamo, diciamo, cittadini che cominciavano a interessarsi di politica. Oggi vedo che finalmente ci sono altri cittadini che cominciano a interessarsi di politica, e questo è un bene, perché se non ci occupiamo noi di politica, come vedete, la politica prima o poi si occupa di noi, nel bene o nel male, ok? Quindi l'invito comunque a tutti, che siano i residenti della futura PEA, che speriamo che non ci sia, che siano gli artisanti di Gatteo, è di partecipare, di informarsi fino in fondo, perché come dice il sindaco: ah, vi sono venuti a chiedere le firme, ma vi hanno detto che voi dovete firmare contro l'inceneritore. Bene, l'invito è anche a chi ha firmato di cercare di capire bene, perché la salvezza, fra virgolette, del futuro dei nostri comuni è un cittadino informato che non delega più, perché purtroppo quello che è successo, lo sprawling urbano, il consumo del suolo, è dovuto anche a cittadini che hanno delegato troppo a dei politici che dovevano accontentare delle esigenze di qualcuno che doveva lottizzare, di qualcuno che doveva vendere il terreno, di qualcuno che doveva costruire, e si sono dimenticati invece del bene dei cittadini, che era conservare il territorio. Quindi io vi informo a partecipare sempre di più di qui in avanti, a seguire come verranno recepite le osservazioni nei consigli comunali, quali saranno le proposte che verranno fatte nei consigli comunali. Se poi purtroppo magari la PEA passa nel PSC, di seguire il percorso partecipativo, perché dopo anche lì è fondamentale partecipare non solo quelle 25 famiglie, ma tutto il territorio. Quindi l'invito
faccio ai sindaci e ai politici è di aprirsi sempre di più alla partecipazione, ma ai cittadini di viverla quella partecipazione. Grazie. Grazie.